con Pasquale, ma anche la confraternita e tutta la comunità. È bello quando ci si incontra attorno all'altare del Signore, si fa esperienza della parola e dell'Eucaristia e si condivide anche il pane del Signore. All'inizio di questa celebrazione dobbiamo chiedere perdono al Signore per i peccati commessi. Grazie.
chi prenderà quella pietra? E se non siete stati fedeli nella ricchezza di voi, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire i tuoi padroni, perché o odierà uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà di uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Parola del Signore. Con tanto
condividono tutto, non soltanto la celebrazione eucaristica, non soltanto la parola, ma anche le richieste. Per questa sono le scritture, abbiamo detto, benedetto il Signore che rialza il povero, e il Signore che ci rialza. Il grido del povero è sempre ascoltato da Dio. Perché Gesù viene inviato nel mondo? Per abbracciare i poveri, per amare i poveri, per amare i poveri, perché di essi è il regno. E ti dà anche, ecco, volgendosi a piccoli, se non diventerete piccoli come questi bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perché? Thank you.
significa aprire il cuore all'amore. Allora c'è la messa a loro.
Mistero della fede.
sua vita immacolata.